Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non una vedova a Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul giglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Sia lodato Gesù Cristo, sempre salutato. Eccoci giunti lunedì 4 marzo 2024. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 4, versetti 24-30. Ecco, prima di iniziare il nuovo capitolo, volevo dire una parola circa l'incontro che faremo il 7 di aprile al Santuario di Maria Rosa Mistica. Qualcuno mi ha chiesto: padre, per chi viene da lontano come si può fare? Perché se la messa fosse alle 2 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, alle 4 del pomeriggio non ci sarebbero problemi, c'è il tempo del viaggio, si può fare. Ma essendo che la messa è alle 8, come si fa? Allora io ho pensato ad alcune soluzioni. La prima: se uno proprio non ce la fa, verrà più tardi, tanto stiamo lì fin verso le 3:30, quindi si può aggregare dopo. L'importante è che vada la messa, essendo domenica, ecco, l'importante è che ci sia una messa, che vada. Quindi se per ragioni particolari uno non riesce ad arrivare per la messa, venga dopo e farà il resto della giornata insieme, va bene? Credo che ci voglia sempre tanta umanità e tanta carità. Altra soluzione sarebbe: bello se qualcuno dislocato nelle varie zone un po' limitrofe, e per limitrofe intendo anche la zona di Milano, perché è abbastanza vicina, oppure la zona di Bergamo, oppure meglio ancora la zona di Brescia, insomma queste zone qui un po' limitrofe a Fontanella di Montechiari, se qualcuno dicesse: padre, io ho 2 posti letto, io ho 3 posti letto, io ho 1 posto letto, se qualcuno avesse bisogno lo posso ospitare. Questa è un'esperienza che abbiamo già fatto negli anni passati. Chi di voi ha partecipato agli esercizi spirituali che abbiamo fatto qualche anno fa, non 100 anni fa, 4-5 anni fa, che abbiamo fatto a Monza, quando ero a Monza, vi ricordate che siccome c'erano circa, adesso non mi ricordo il numero preciso, comunque tra le 300 e le 400 persone che sono venute un po' da tutta Italia, è chiaro che non esiste un convento che possa ospitare 400 persone, capite? Allora io mi ricordo che abbiamo chiesto alle persone, alle famiglie che vivevano vicino al convento, di poter ospitare. Ed è stata un'esperienza molto bella perché sono nate tante belle amicizie, nel senso che ospitare anche chi non si conosce è sempre un arricchente, che poi non è che devi ospitarlo per un mese, per una notte, perché così la persona o le 2 o 3 persone possono arrivare il sabato, magari fate la cena insieme e poi si va a dormire. Così il mattino si parte, partite insieme. Ecco, vi dico che è stata un'esperienza molto bella. Non ho mai, l'abbiamo fatta più di una volta, non ho mai riscontrato nessuna valutazione negativa. Cioè nessuno ha mai detto: no, guardi padre, una cosa non bisogna fare più, oppure mi sono trovato male, oppure no, sa, non è opportuno. Ecco, nessuno. Ho sempre visto persone felicissime, sia chi era ospitato,
che si è trovato benissimo, sia chi ospitava, che sono stati felicissimi di fare questa ospitalità. Quindi ci vuole generosità da parte di qualcuno che si mette a disposizione e ci vuole l'umiltà, perché di questo si tratta, da parte di qualcun altro che dice: io vorrei venire, abito lontano, facciamo un'ipotesi, no? Io abito a Roma, ecco, siccome a Roma sono stato per 3 anni, so come funziona quei treni, non c'è nessun treno che permetta nel giorno stesso di arrivare a Milano, a Brescia, in modo tale da poter essere a Fontanelle alle 7:30, non c'è nessun treno. Quindi se uno da Roma volesse venire, o ancora peggio se viene da più giù, non può venire, non può partire il giorno di domenica, perché i treni non ce ne sono a quell'orario lì. Però può partire il giorno prima. E allora uno dice: vorrei venire, mi piacerebbe venire, ma abito lontano, come facciamo? Mi ricordo che gli anni scorsi qualcuno aveva preso l'aereo che era venuto da Catania o da quelle zone lì, insomma. È stessa cosa, come facciamo? E poi non c'ho la macchina, cioè arrivo anche a Milano col treno, ma poi come si fa? Benissimo, se c'è qualche disponibilità, e io spero che ci sia, credo proprio che ci sono diversi di voi che potrebbero fare questo atto di generosità, mi scrivete, mi dite: padre, mi chiamo Dal Detali, abito in via Dal Detali, in questo paese, se qualcuno avesse necessità io ci sono, dia pure il mio telefono che ci mettiamo in contatto. Qualcun altro che dice: padre, io chiamo da Brindisi, io chiamo da, non lo so, dal Canton Ticino, io chiamo dalla Svizzera, io chiamo dalla Toscana, mi risulta un po' difficile partire troppo presto, c'è qualcuno che magari ha un posticino per tenermi? E così vi metto in contatto. Terza soluzione, bisogna essere anche un po' avventurosi, no? Cioè, nel senso, chi è giovane, chi è in forze, può anche fare un po' un viaggio, no? Come si diceva un tempo, camel trophy. Quindi, voglio dire, se per una volta anche ci si sveglia presto presto, poi vi assicuro che la carica che riceverete quel giorno sarà sufficiente per farvi tornare a casa tranquillissimi e sarete super riposati. Quindi, ecco, io vi metto lì questa cosa, sarebbe brutto, sarebbe triste che qualcuno non venisse perché abita lontano. Siamo cristiani, santa pazienza, si è sempre fatta, si è sempre praticata l'ospitalità tra cristiani. Mi hanno mandato un video di un esperimento sociale, mi è piaciuto molto, di questo ragazzo che poi mi hanno fatto vedere diversi video che ha fatto, molti di voi magari lo conosceranno, l'avranno già visto, di questo ragazzo che si mette in strada, e con un cartello in mano bianco e in quell'occasione ha scritto: soffro di ansia e ho bisogno di parlare con qualcuno, e tutti che passavano leggevano e andavano oltre. Ma non era vestito male, un ragazzo normalissimo, aveva un volto triste con il cartello in mano: soffro di ansia, ho bisogno di parlare con qualcuno. Nessuno che si è fermato, forse una persona, se non ricordo male, ma 10 secondi. Allora questo ragazzo a un certo punto gira il cartello e ci sono banconote di soldi attaccate e una scritta che dice: soldi liberi, chiunque può prendere, una roba del genere. Sembrava di vedere uno stagno con i piragna e uno che buttava dentro il cibo. Il mondo si è fermato lì, non si sono accorti di lui, ridevano, chiamavano, urlavano, facevano e strappavano i soldi dal foglio. Lui fermo, immobile, li hanno portati via tutti. Allora lui ha guardato la telecamera,
mi ha fatto cadere il cartello dalle mani, perché effettivamente è triste. È triste che se io scrivo soffro di ansia, bisogna parlare con qualcuno, nessuno si ferma. Ma se giro il cartello e ti faccio vedere i soldi liberi, facili, tutti si fermano a prenderli. Non deve essere così tra i cristiani. Non deve essere così tra i cristiani. E non dobbiamo vivere sempre nella paura, nel sospetto che chissà cosa succede, se ospito una persona che non conosco, allora dopo cosa accadrà? Ma cosa volete che accada? Ma cosa volete che accada? Vi do i telefoni, vi parlate, uno si rende pur conto, no? Voglio dire. Ma poi non è mai successo niente. Mai. Mai. Quindi cerchiamo di essere ospitali, generosi, disponibili. La stessa cosa vale per le macchine, no? Magari uno dice sì, io potrei venire in macchina, ma ho paura, è un viaggio un po' lungo. Magari c'è qualcuno che ha un posto in macchina al quale mi posso aggregare. Stessa cosa, uno dice padre, io non ho posto in casa, però ho posto in macchina. Partirò a quest'ora da Torino, da Milano, se qualcuno vuole aggregarsi, io il posto in macchina ce l'ho. E così siamo a posto anche su questo. E via di seguito. Insomma, la mia email la conoscete. Chi può, chi vuole, si faccia avanti. Facciamo fare questa bella esperienza dell'essere figli di Dio e fratelli. Capitolo 39. Prosegue sul medesimo argomento, avvisa intorno a diversi generi di tentazioni e mezzi per liberarsene. Paragrafo primo. Inoltre, figliole mie, dovete guardarvi da quell'umiltà che getta l'anima nelle più vive inquietudini con la rappresentazione dei nostri gravi peccati. Il demonio lo suggerisce in vari modi, suole angustiare le anime sino ad allontanare dalla comunione e dalla loro privata orazione sotto pretesto che ne siano indegne. Queste anime, quando fanno la comunione, invece di impiegare quel tempo a domandare grazie, lo consumano nel seminare se erano o non erano preparate, e arrivano a tal punto da mettere quasi in dubbio la misericordia di Dio, col pensiero che sia per loro, per la loro miseria, se sono da Lui abbandonate. Vedono peccati in quello che fanno, e perfino inutili le loro opere buone. Lo scoraggiamento le invade, sentendosi impotenti per ogni opera di bene, si lasciano cadere le braccia, immaginandosi perfino che quanto in altri loro è lodevole, sia in essi da riprovarsi. Ecco, questa è umiltà, la più falsa e la più devastante che possa esistere. Non esiste una falsa umiltà più pericolosa di questa. Perché un'umiltà che getta l'inquietudine e causa uno scoraggiamento che è terrificante, uno scoraggiamento paralizzante. Il demonio lo usa per angustiare le anime, la usa per allontanare dalla comunione e dalla orazione, mettendo nella loro testa che sono indegne. Dobbiamo stare attentissimi, Un conto è se io faccio un peccato grave. Vabbè, ma lo so. Se ho fatto un peccato grave lo devo sapere, ma dire è grave, piena avvertenza di liberato consenso. E mi andrò a confessare. Ma se non ho commesso un peccato grave, niente, mai deve separarci dalla comunione. Mai. Soprattutto dalla comunione spirituale. Non dobbiamo mai perdere la nostra intima, profonda comunione spirituale con Gesù. E quindi dalla comunione sacramentale. Perché questa falsa umiltà ti separa innanzitutto dalla comunione spirituale. Spezza quella comunione, perché ti dice che tu sei indegno. Poi, se arrivano queste anime colpite da questa tentazione a fare la comunione, cosa fanno? Invece di usare quel tempo per domandare grazie, lo usano per esaminarsi se erano o non erano
preparate, sera e non erano in grazia di Dio, arrivando a tal punto da mettere in dubbio la misericordia del Signore. Poi pensando che il Signore le allontanate per la loro miseria, allontanate, abbandonate, terribile, guardate, una situazione terribile. Vedono i peccati in quello che fanno, in tutto quello che fanno loro vedono i peccati e vedono inutili le loro opere buone. Quindi lo scoraggiamento le invade, si sentono impotenti di per ogni opera di bene, si lasciano cadere le braccia, e quanto vedono negli altri che lo devono, il lodevole in loro è invece cattivo. Cioè sono tutto male, sono tutto buio, tutto nero, tutto oscurità. Ciò che toccano tutto diventa terribile, brutto. Ecco, dobbiamo stare lontani da questa tentazione. Se ci scopriamo colpiti da questa tentazione, dobbiamo rinnegarla con tutte le nostre forze. Perché se lo scoraggiamento poi ci prende, liberarcene è difficilissimo. Bisogna essere molto forti. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.